Bene, sono Skipper, benvenuti qui su tutti i ragazzi, sono arrivati in una nuovissima serie di Minecraft. Una nuova serie di Minecraft, bellissima, bellissima, bellissima. Ovvero Minecraft SCP, yeah! E questa serie l'ho presa, vabbè, da Lion, perché a me piacciono molto gli SCP, i misteri e tutt'altro. Allora, sta venendo già quasi notte, quindi direi di andare. Cosa fighi, sembra che... È troppo bello qua. Allora. SCP-173. Credo che tutti noi conosciamo questo SCP, ovvero SCP la statua. Qua il disegno non lo precisa molto bene, non si capisce proprio niente. Lui non è a livello pacifico, ma manco a livello super estremo. E quindi a livello cioè, intermedio. Ok, allora noi con questa carta non possiamo passare. Per fortuna che io mi sono equipaggiata di tutte le carte di tutti i livelli, da 1 a 5. Ok, ho dovuto faticare molto per prenderla. Sono dovuta andare nella creativa 40 volte. Scherzavo, dai. Allora, poniamo i nostri occhiali da cinema. E qui, vabbè, qua ci sono cose che a noi non interessano, ma lì c'è proprio l'SCP, la statua. Se noi mettiamo questi occhiali, vediamo tutto verde. E vediamo la statua, eccola. Allora, noi dobbiamo tenerli questi occhiali, ragazzi. Non so neanche io cosa fanno, però so che sono utili. E qua che carta serve? Livello 1, ok, ce l'abbiamo. Cioè, questa è livello 2. Allora, quella è la statua. Allora, noi possiamo pure toglierci gli occhiali perché c'è una testa grande. Allora, noi abbiamo una torcia che illumina molto, ma abbiamo anche questo SCP. Sentite, l'ho sentito, l'ho sentito. Allora, se noi questo lo guardiamo, non è un problema, quindi noi dobbiamo stare con la testa abbassata e cercare di guardare, cioè di non guardare questo SCP. Però è un buon problema perché io non so proprio come fare. Vedete, la statua... Dov'è? Mi ha ammazzato. Vabbè, è normale. Vediamo qua come faccio ad entrare. Vabbè, entriamo qua, va. Così. Ma perché perdo... Dai! Ma che è sta roba? Cos'è? Ma vabbè, ricostruiamo, va. Mettiamo questo qua. Ok, devo andare a recuperare i miei oggetti. Che quel mostro mi ha fregato. Maledetto. Io sentito, cacca. Io come faccio? Vabbè, sfascio lo stesso, ma fa niente, va. Tanto che fa? Cioè, scusami, si ricostruisce, lo si rompe. Prendiamoci tutto. Ok, ha detto SCP delle cacchio. Pure qua devo sfasciare le mie robe. Stranamente posso prenderle pure da qua, però non so tutte. Ok, per fortuna abbiamo. Porca vacca. Ti guardo, tranquillo. Ti guardo. Okay. Ma perché? Maledetto. Ma io me ne vado in creativa. Oh, qui per fortuna in game mode posso aprire con le mani, maledetto. Maledetto. SCP, mo ti faccio vedere io, eh. Ti faccio vedere proprio io. Maledetto. Qua vabbè, ho sfasciato io, quindi ci sta pure. Ok, schifoso. Se non ti guardo mi ammazzi? Non credo proprio. Riprendere tutte le mie cose, ho detto sporco lurido. Come potevo riprendere tutte le mie cose senza sfasciare? Scusa, io me ne vado da vicino a te, capito? Ma vattene, va. Se stiamo in questa stanza, credo che lui non possa venire. Sì, no, è rimasto là, non può venire. Ok, ci possiamo rimettere in survival, in mod 0. Deve fare lo stesso rumore dell'Enderman. Mettiamoci sempre questo e teniamoci gli occhiali che mi fanno una statica. No, devo gli occhiali magari li togliamo perché ci fanno una strana testa. Prima di tutto dobbiamo rimontare qui perché vabbè, già io ho proprio qualche problema. Vabbè, rimontiamo qua, mettiamo questo. Ok, allora noi ce ne andiamo proprio a questo SCP. Andiamo in un altro SCP, comunque volevo dirvi che questa la se lo vedete sfasciato perché questa base è stata rotta moltissimo tempo fa. Già, sentite questi rumori non posso farvi niente, ragazzi, perché questi sono rumori naturali. Se noi apriamo qua, voi non potete sapere cosa ci sta qua dietro. Mi serve 42, ok. Qua io muoio, no, non muoio. Potrei vivere pure. Potrei pure vivere. Ah.
Madonna, non so come ce l'ha fatta. Allora, questo ha molti, molte cose che io posso usare. Molte cose che io posso utilizzare. Ok, qua c'è qualcosa? Non c'è niente, ottimo, ottimo. Sì, adesso ci dobbiamo stare attenti. Perché? E questo qua non fa come, cioè, è tipo tutto il contrario dell'altro. Se tu lo guardi, ti fa fuori. Ed è lo Shanghai. Però io ora devo servirmi di qualcosa, tipo un piccone. Guarda, piglio il muro. Piglio proprio il muro, cioè non me ne frega niente. Dovevamo ristrutturarlo meglio sto posto. Allora lui ma dai, porca cacca. Hop, fatti a me riescono bene. Allora, lui è lo Shanghai, che appunto non sta qui in questa stanza, però sta là sotto. Questo è un problema. Ok, lì è lo, c'è lo Shanghai, che se lo guardi lui ti attacca. È un problema serio questo. Già. Tieni Shanghai, è per te. Allora, noi dovremmo girare intorno alla sua cella, però senza pigliarsi paura, perché guarda quanto fa schifo Shanghai, maledetto. Ragazzi, io vorrei capire un modo per ucciderlo, perché il nostro obiettivo qua non è catturarli. Cioè, vorrei pure catturarli, però non so come portarmeli via. Ok, stai calmo, stai calmo. Ti faccio... Non si possono uccidere. Non si possono uccidere con questo, da Marco. Cioè, in realtà il nostro scopo qua è visitare gli SCP. Questa luce non va molto bene, infatti stiamo sprecando molta luce. Vedete, sta qui sopra la luce che scorre, quindi non dobbiamo sprecarla. Potrebbe servirci l'altro giorno. Noi ora possiamo pure scavare qua sotto, però ci mettiamo 40 anni, porca come. Mi metto così tanta inquietudine, però è pure in qualche caso. Ok. Oh, vedete? È là, eccolo, è lui, lo Shanghai. Allora, gli SCP, non so se lo sapete, ma sono incolpibili. Quindi, per esempio, tu prendi una spada in netherite e colpisci un SCP, tu non gli fai proprio niente. Cioè, manco ti dà che l'hai colpito. No, manco quello ti dà. Vabbè. È là, e mo qua lo vedremo proprio bene. Poi lui si alzerà e farà le sue mosse, quindi dobbiamo cercare di vedere un po' in un altro modo. Per esempio, sto pasticciando con la pizza, buona pizza. Buona. Io in ogni mio episodio farò vedere diversi SCP, non farò vedere soltanto uno, perché noi non li dobbiamo catturare, perché stanno già nelle loro celle, quindi non dobbiamo catturarli. Ma qua è un problema, perché devo fare ristrutturare, però nessuno vuole ristrutturarmi, quindi vabbè. Tri 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 tru.